me sono arrivati i 18 anni, tengo la telecamera a Burg, no, sono arrivati anche per me i 18 anni, ieri, vabbè, oggi è 26 settembre, quindi a mezzanotte mi hanno fatto una festa a sorpresa perché siamo andati in un localino a festeggiare il compleanno di mia sorella, perché io e mia sorella, la ragazza che molto spesso avete visto nei video qui su YouTube, abbiamo giusto un giorno di differenza con 2 anni, quindi lei è nata il 25 e il 26, quindi mi hanno fatto questa sorpresa che praticamente noi siamo andati a mangiare in questo ristorante e poi a mezzanotte è arrivata la torta con le candele, infatti ho soffiato le candeline, eccetera. Vi lascio qualche foto, qualcosina. E vabbè, siete meravigliosi, mi sono arrivati tantissimi auguri di compleanno. Mi stanno continuando ad arrivare gli auguri di compleanno, non ho dormito per tutta la notte, non so perché ma non ho dormito, infatti stamattina alle 5:30 mi sono svegliata, infatti sono le 6:10 e io già ho fatto colazione, quindi per dirvi, comunque se farete un ordine sul supplement prendete la farina della Max Protein Gusto Donuts, è troppo buona, cioè raga non so dirvi di cosa sa, ma è troppo buona. C'ha quel retrogusto di dolce, di... non lo so, ma è fantastica. A parte che io mi sono sempre trovata bene con le farine della Max Protein, anche quando le acquistavo comunque sul sito della Prodis. Vabbè, il dolcificante a caramello, ciao mondo, bastano 3-4 gocce nel caffè, una bomba. E poi vabbè, la sciacquarelax a pistacchio... non devo neanche spiegare, ho voluto fare comunque un topping molto semplice, sono sincera, stamattina sono stata sulle 350 calorie e cercherò comunque in questi passi della giornata, mi godrò il compleanno, però comunque stasera uscirò, vi porterò con me, quindi uno sgarretto ci sta, però non voglio eccedere perché comunque oggi è giovedì, tra 2 giorni ho la festa di 18 anni. Ho fatto tanto perché comunque il vestito che indosserò è molto, cioè sto facendo proprio in modo che un po' più sgonfia, vabbè, le cose che un po' si fanno, quindi voglio che veramente mi deve star bene, mi deve star bene. E nulla, quindi adesso vado a prepararmi, vi ringrazio tutti. Infatti vi abbraccio, un bacione, vi porterò con me in questa giornata, forse non bloggerò molto, però ho detto, ma sì dai, iniziamo anche questo compleanno, so che comunque questi vlog così, barra OTT, vi fanno impazzire, quindi ho detto, sì, voglio farlo, piacerà o non piacerà, ho detto, facciamolo, e poi vi porterò con me, staccherò oggi e continuerò col vlog della la mia festa dei 18 anni, quindi come se fosse un secondo 18 anni. Nulla, quindi io mi vado a preparare, altrimenti a scuola non vado più e ci vediamo più tardi, penso, con la merenda a scuola o con l'outfit. Eccomi qui, pronta per andare a scuola. Devo dire la verità che non ci ho fatto caso. Dopo che mi sono vestita, mi è uscita la storia su Instagram del mio profilo Giulia Ambrosino dell'anno scorso e stavo vestita praticamente uguale, solo che avevo una semplice maglietta nera aderente. Scioccata. Comunque, stamattina questa maglietta dell'Arena, ma è troppo bella. Pantalone militare. E poi scarpette. Io adesso vado a scuola, sono le 7:41, cioè guardate io da stamattina, accenditi, aspettate, ho fatto, guardate quanti passi, e nulla, quindi adesso vado a scuola e noi ci vediamo più tardi con non so cosa. Ma io ogni volta che devo andare a scuola, piove, cioè ci troviamo allo stesso punto, mi sembra lo stesso video, piove, anche oggi, sono fortunata.
rientrata da scuola, mamma mia, fa caldissimo. Vi ho fatto vedere anche location, il primo regalino che ho ricevuto comunque ieri sera alla festa sorpresa. E poi vabbè, vi ho fatto vedere anche i fiori che sono arrivati un bel po' di fiori. E nulla, quindi io adesso vado a mangiare una fettina di carne, vi faccio vedere, con i peperoni, poi ci mangiamo una chicca insieme. Poi è arrivato anche vicino alle rose rosse un buono, che è un buono di elettronica da spendere, che vabbè, la spenderò per una videocamera, la mia prima videocamera, e non vedo l'ora. E nulla, quindi adesso io vado a mangiare, mangerò una fettina di arrosto di bovino con dei peperoni, vi faccio vedere, e poi dopo ci mangiamo una chicca insieme. Sì, non ci fate caso, mi scocciavo di prendere il cavalletto, pasticciotto. Mamma mia. Cioè, vi ricordate 10.000 calorie challenge con lui? Da lì ho iniziato ad amarlo. Mamma mia. Adesso, visto che ho un po' di tempo libero e sinceramente di mettermi a studiare, non ci penso proprio, quindi ne approfitto per esportarmi alcune clip di tutta la giornata, un po' di ieri, e inizio a montare un po' questo vlog, così mi trovo anche avvantaggiata, così da editare solo comunque stasera, perché adesso non farò niente di che, quindi non so neanche cosa dirvi, sono sincera, e posso solo dire grazie, grazie, grazie veramente di tutto, veramente da stamattina alle 6 mi sono arrivati una valangata di auguri, veramente grazie, veramente grazie a tutti. Quindi adesso mi occupo un po' di editare questo vlog, di renderlo un po' più bellino, e nulla, quindi noi sicuramente ci ribecchiamo stasera, che voi è subito a mio tra un po' di ore. Eccomi qui, super pronta, io sto per uscire. Da questo è il trucco, vabbè, il mio classico trucco. Poi questa è una magliettina, ma questa magliettina la mettevo dall'anno scorso, anzi non la mettevo da marzo, quando sono andata a Rimini. È proprio bella. Bicipiti che crescono, spalline che crescono. Comunque dopo questi fomenti, questa è una maglietta, ho optato per una maglietta a maniche lunghe perché comunque andrò in un centro commerciale, quindi di solito sta sempre l'aria condizionata a palla, quindi va benissimo. Poi questa borsa marroncina, cioè beige, che ve la fece vedere nell'ultimo video haul. Un pantalone di jeans con questa cintura presa da H&M, la trovate ancora, è stupenda. E poi qua sotto ho messo le Superstar. Nulla, quindi io adesso scappo, vado a vedere un film, non so che film è, Rambo, sì, se non sbaglio il Rambo, sì, non mi ricordo il nome, però io adoro Stallone come proprio personaggio, io lo amo. Nulla, quindi adesso vado, poi vi aggiornerò, vi farò vedere qualcosa al film, il dopo, e poi vi saluto per darvi la buonanotte, e poi ci rivedremo direttamente alla mia festa dei 18 anni. Mi sento male! A dopo! Oh. Mi dispiace dovertelo dire, ma sono fuori moda le lettere ormai. Puoi usarlo per tenere lontani i ragazzi. Ti servirà. D'accordo. Spingi. Rieccomi, sono rientrata a casa, sono le 11, mamma mia, sto stanca, che sono svegliata stamattina, poi non ho dormito proprio, quindi ci sta. Praticamente il film era proprio bello. Il film era stupendo,
Poi io adoro veramente quella tipologia di video, vabbè, non vi spoilerò niente, comunque sono andata a vedere il film Rambo, come vi accennavo, bellissimo. Ci sono delle scene un po' che ho pianto un po' e che mi ha fatto un po', comunque andatelo a vedere perché merita. E poi vabbè, subito dopo siamo andati a mangiare un bel gelato, gusto pistacchio, cookies, cioè cookies ci stanno proprio i pezzi di biscotto, e poi amarena. Sinceramente mi sono voluta concedere il gelato perché l'ultimo pasto, da come avete potuto vedere, era il pasticciotto delle tre. Ho fatto comunque 12.000 passi, 11.900, quindi 12.000 passi abbondiamo. Avevo ancora 1.100 calorie da comunque utilizzare, perché comunque ho fatto pochi passi oggi, non tanto calorici, quindi ci sta. Ci sta. Io concludo qui il vlog, ma noi ci rivediamo sabato. È arrivata anche l'ora del pranzo, sono mezzogiorno e mezza, io insalatona con l'affettato di petto di pollo. Ce lo metto anche in giù l'avocado, ma non è ancora buono perché è ancora duro, quindi vabbè. Io tra un'oretta vado dal parrucchiere, infatti sto proprio, perché ieri sono andata a farmi lo shampoo, quindi mi sono dovuta fare un po' di capelli mossi, ma comunque ho un capello che non regge niente, quindi tra poco vado e poi dopo vi faccio vedere tutto. Dopo vi faccio vedere anche tutta la tavola, però ci sta come dolcino, dopo ve li faccio vedere, un bel confetto. Io non l'ho mai assaggiato, stanno qui sulla tavola dal 26 settembre, oggi è 28. Proviamo il nero, ci sono sia rosa che neri. No vabbè, anche il rosa ovviamente. No, vi devo far vedere il colore. Vamos. Tutto cioccolato bianco. Questo è un po' di vaniglia. Fenomenale. Io poi adoro i confetti. Quindi questo è stato il mio dolcino. Adoro. Dopo vi faccio vedere tutto. Non riesco a mettere più tutto io. Manca mezz'ora per andare dal parrucchiere, mancano 7 ore per la festa e io mi sto sentendo male. Letteralmente male. Comunque queste sono le unghiette che ho fatto. Vi lascio la clip, vi faccio vedere tutto, acconciatura, trucco, che mi truccherà mia sorella, vi farò vedere pure qualcosa mentre mi trucca. Non ho registrato molto stamattina perché ho poca memoria, quindi voglio registrare di più al ristorante e farvi vedere la location, farvi vedere bene il vestito, perché siete delle pazze, siete più ansiose di me. Da quando vi ho fatto vedere tipo che ero andata all'atelier a prendere il vestito, tipo 2 o 3 mesi fa, tutte quante, abbiamo del vestito. Ecco, è arrivato questo momento. Mi sento male. Quindi non so, quando riaprirò il telefono per fare un'altra clip, penso con il vestito oppure mentre mi trucco. L'ansia. Pronta? Poi dopo vi faccio vedere anche tutto il vestito. Comunque questo è il trucco. Dopo vi faccio vedere questi gli orecchini. Mi devo togliere l'orologio. Comunque dopo vi faccio vedere tutta l'acconciatura, perché qui ho una bella cosina, e vi faccio vedere anche tutto il vestito. Quindi questa è solo la parte superiore.
vedere tutta la location, poi dopo vi faccio vedere anche il cibo. Questo vlog del mio compleanno, questi sono i capelli, mamma mia, non vedo l'ora di farmi uno shampoo. Nulla, io sono ritornata qui per dirvi che alla fine ieri poi, vabbè, non ho ripreso tutto perché comunque ci siamo messi a ballare, ho fatto del mio, comunque ho dato il telefono alla mia amica, a mia sorella, a mia cugina, quindi hanno fatto loro i video, ancora non li guardo. Quindi vi lascio i video così come sono, non ho voluto fare nulla di professionale, cioè sapete come sono. Mi sono goduta la serata, però vi ho pensato perché mi faceva immensamente piacere, siete impazzite tutte per il vestito, quindi vi ringrazio tantissimo. E nulla, alla fine vabbè abbiamo ballato, quindi non vi ho ripreso perché a parte questo mi mettevano proprio il copyright, il DJ bravissimo ha messo le mie canzoni. E nulla, poi vabbè c'è stata la torta, quello ce l'ho il video, dentro la location non ve l'ho fatta vedere perché era una classica struttura di tipo di vetro e non ci stava niente di particolare, i tavoli stavano addobbati con un po' di oro ma dentro non era addobbato, quindi ho fatto di più fuori perché era più curato fuori che dentro. È andata bene come è andata, si è mangiato bene, mi ha fatto dire anche la cena, ho voluto fare la cena pure per i ragazzi perché comunque non eravamo molti, mi dava fastidio questo fatto del buffet che ti deve alzare, nessuno mangia sinceramente. Invece no, mi sono goduta anche la cena e sono stata lì bella, tranquilla, mi sono divertita, è volato e nulla, quindi adesso possiamo dire definitivamente benvenuta fase di massa. Quindi da domani si inizia la fase di massa. Penso proprio che, allora oggi domenica farò un'alimentazione senza schemi, vabbè non vi farò vedere niente, però seguitemi su Instagram perché lì sì, proprio relax, perché devo dire che quando mi sono dato il vestito mi andava molto molto aderente, strettissimo e mi sono messa così, forse lo stress, l'ansia, l'andare comunque molto di fretta, stare molto cioè sono stata molto in deficit calorico perché pensavate mangiavo 2000 calorie e ne bruciavo 6000, scusate, bruciavo 600, 500 al giorno, quindi ho mangiato molto poco ma senza volerlo, senza stare un po' devo dimagrire perché il vestito mi va bene, no, non so così. E in 2 settimane che ho ritirato l'abito alla Delir ho perso molto, e infatti perché il vestito mi cadeva proprio morbido, però stava bene, cioè normale. E quindi adesso si inizia finalmente la mia fase di massa. Non ho iniziato prima proprio perché avevo 18 anni, ma adesso si inizia. E quindi nulla, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, che anche se non ci sono tante clip
Ho reso l'idea della mia festa e nulla, io vi ringrazio ancora tutti per gli auguri, per i complimenti. Ieri siete impazziti quando avete visto l'abito, quindi grazie, grazie, grazie mille a tutti. E nulla, io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo vlog o prossimo video. Ciao!